Benvenuti a Vivi Giappone. Qui abbiamo Shiharu. Posso far vedere? No, ancora no. Che si sta mettendo il kimono. Perché oggi è una giornata molto particolare. Siamo venuti a Matsushima per fare una specie di parata nuziale. Però non è proprio la nostra parata nuziale personale. È un evento che è stato organizzato da una persona che conosco qui a Matsushima. E abbiamo approfittato, cioè ci ha chiesto direttamente a Mia Chiaro di partecipare come sposi all'inizio della parata. E ne abbiamo anche approfittato per chiedere di fare le famose foto nuziali giapponesi. Ci sarà quindi un sacco di cultura giapponese interessante da vedere. Una giornata da ricordare sicuramente. Tanto vedete, Chiaro si sta mettendo il kimono e lo metterò anch'io. Quindi bando alle ciance, iniziamo. E quindi questo è il kimono completo, poi lo vedrete molto meglio quando c'è la parata, però niente male, questo è proprio il kimono da sposalizio, da matrimonio. E questo è il kamon della famiglia di Chiharu, ufficiale. Adesso lo stiamo mettendo sul kimono perché ovviamente vuole personalizzare il padre il kimono. Ecco anche Dalila, questo è il tuo personale. Sei mio bellissimo kimono. Comprato da te. Bello, ammazza che hobby. Quanto l'ha pagato? Allora, questo kimono l'ho comprato in un negozio vintage, seconda mano, ovviamente. E l'ho pagato in Chiman End. Ok, quindi 75-80 euro. E l'hobby invece l'ho comprato di recente. Ed è nuovo e l'ho comprato, ho pagato 7000 yen, quindi fai un po' meno di 50 euro. 50 okay. euro. Queste quindi erano le foto che abbiamo fatto, grazie Daida, c'è un vento incredibile, ma adesso finalmente parte la sfilata. Yay! Grazie! Fotografo ufficiale di Vivi Giappone. Ed eccoli, coniugi Spinacci. Buongiorno, perché tu non c'hai il kimono? Perché siamo venuti tu. Spinacio dietro la telecamera inedito, perché è tutto nelle mani di Spinacci. Ok, Lorenzo, cosa che fai adesso? Cosa faccio? Vai dall'altra, riprendi la... Okay.
Smile! Osiri smile! E la giornata continua, dopo la parata si va sull'aliscafo. Che bello! Questo dove ci porta? Ponza! Saliamo sulla nave, ok? Sì! Molto bene, sei stanca? No! Vai sete? Non so, sì! Se niente, è bellissimo, è tipo un sogno lisergico, una cosa, questo posto, post-steampunk questo, e guardate fuori con lui che suona il flauto, dovrebbe essere lo shakuhachi, in teoria, bellissimo ragazzi, eccezionale ragazzi. Dietro Matsushima. Che titanichi! Belli siete! E guarda, Elena Monogatari. Ai. Guardate, Elena Monogatari. Se ne vanno i coniugi Kabayina e Vadina, grazie per aver partecipato. E grazie per il video, spinaco inedito. Un ultimo messaggio da dire di questa giornata prima di andare a casa. È stato tutto molto bello e se venite, ormai Davide l'ha fatto una volta sola, però se voi venite qui continueranno a farlo, venite e fatelo. Non è sponsorizzato. Esatto, anzi. Grazie Spinaccio. E grazie anche lì. Guardate che bello questo rosso. In rosso hanno cambiato anche i fiori sopra. Molto bello questo kimono, molto molto bello. Quindi questa fantastica giornata è finita, questo fantastico evento è finito e voglio ringraziare tutti gli organizzatori, tutti i partecipanti, i miei amici, la famiglia di Chiharu. Ma ripeto, questa non era la vera festa di matrimonio. Quella vera la faremo quando si potrà tornare in Giappone e quando i miei genitori e i miei amici dall'Italia potranno venire a festeggiare. Questa era soltanto, potremmo dire, una prova. Ma è stata bellissima. Dovevamo fare le foto col kimono perché il padre Chiharu soprattutto ci teneva moltissimo e abbiamo sfruttato l'occasione e abbiamo passato una bellissima giornata, veramente. Purtroppo Chiharu non ha potuto partecipare molto attivamente al video perché tra make-up, capelli e kimono era stanchissima. Ci sono volute ore per la preparazione. Lei era la vera protagonista poi della sfilata, come avete potuto ben vedere, quindi non ha avuto la possibilità di partecipare attivamente al video vero e proprio, ma lei ci teneva moltissimo in verità, e vi saluta e vi ringrazia di tutto quanto. Vedrete che faremo video con Chiharu da ora in poi molto più rispetto al solito, cercheremo di fare qualcosa di nuovo. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, noi siamo stati benissimo, le foto le vedrete più avanti su Instagram, quindi mi raccomando passate su Instagram se le volete vedere. Che dire, grazie a tutti, quando ci sarà il vero matrimonio vedrete il video anche di quello, non preoccupatevi. Vedrete, mi dispiace davvero che i miei non abbiano potuto partecipare, purtroppo il corona continua, i viaggi in Giappone ancora non sono possibili, magari adesso col vaccino sarà possibile a breve, si potrà tornare in Giappone a breve, vedremo, lo spero per tutti. Da Vivi Giappone è tutto, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace, commentate, a frappè, grazie a tutti.
Ma io fai National Geographic. Vedete le balene? Là ci stanno le cose, l'acqua. L'acqua, ma che ci sono, c'è i pesci che stanno facendo delle cose. Facendo, che sono? Le ostriche, le che sono? Esatto. Fanno le ostricate, è vero? Fammi un attimo un altro. Allora, la spiegazione di Matsushima, fammi una presentazione alla... Ma io non ho più l'idea, quindi là ci sono le ostriche. Poi qui c'è Dalila. Esatto. Cosa c'è da dire su Matsushima, Davide? Te che sei un esperto. Guarda, Matsushima è fatta da queste piccole isolette che sono un gioiellino. Esatto. Questo fa sì che questo sia uno dei posti più rari del Giappone. E vedere la notte. Scusate. Questo pare è uno dei tre posti. Dei tre posti più belli. E la, delle tre visioni visuali del Giappone più belle. Però di sera la devi vedere, tecnicamente. Quindi. Questa è la spiegazione di... Questa è la cosa. Ma perché si chiama Matsushima? Perché c'è cose. Perché c'è le scime e c'è i mazzi. Questi sono i mazzi. Sono i pini. Come si chiama? Questa è Matsushima. Però Matsushima non è una scima. No. Ma come è, come spesso succede in Giappone, tipo Hiroshima, Fukushima, mica Soshima. Perché Shima vuol dire isola, però non è, a volte sì. Questa sì. Una tomba, incredibile, infatti. È vero. Tomba ai gabbiani. National Spinaci. National, che non so niente. National poi dice Spinaci, che è grazie a queste isolette qui che hanno fermato lo tsunami. Perché se no avrebbe fatto un... Ma infatti, avrebbe fatto un macello. Avrebbe fatto un macello, ma visto che sono queste piccole isolette, hanno rotto le... Insomma, ragazzi, se voi del National Geographic o della Rai lo sentite, Spinaci lo potete assumere. Capito? Guardate questi, sono cose per l'ostriche. Credo di sì. Credo di sì. La prima volta le vedo così. Quanto vi piacciono le ostriche? Tantissimo. Quali sono i benefici delle ostriche? Sono benefici specialmente ai maschi, perché l'ostrica contiene tanto zinco e fa bene. Più di una banana? Sì. Sì, la banana c'ha il potassio. Sono il potassio. Vere. Vedi? Quante ne sa la spinaci? Era una cosa, domanda a trabocchetto. Però fa bene alla banana. Sì, questa è una scimonetta. Una scimonita. Che bello.